Ma salve a tutti, buongiornissimo, ben arrivati. Quella Eric, Pieru, Cesare, buongiorno. Ciao Arcon. Eccoci. Siamo prontissimi. Ciao Malagan. Ah, giusto, eravamo arrivati qua. C'era? Allora, sotto c'è la tipa. E sopra c'era il robot quello. E però non. Cioè, mi ci fa riparlare, ma non. Questo resetta la piattaforma. Forse lo devo far fermare. Ma no, perché riprende ad andare veloce. Cioè, appena ci riclicco ripa veloce. Ma se lo faccio arrabbiare invece? Cavolo, l'ho presa giusta. Devo prenderla sbagliata, quindi sono tre in un verso e uno nell'altro, quindi sicuramente no, no, ok. Quella Mel, buongiorno, ben arrivata. No, poverino. Quindi era il contrario. Non lo dovevo far fermare, lo dovevo far arrabbiare. Uno, due. Uno. Due. Oh, ok. E qui fa qualcosa? Cosa? Sembra un lettore di diapositive. Forse sono diapositive. Non si accende, ma forse perché non c'è corrente? Allora, che cos'è questo? Un bastone? Ah, perché? Quello sembra un lettore di diapositive. Questo non riesco a capire. Qui che fa? Se le metto tutte rosse. Ok.
No, non si accende. Questa si apre? No. Quindi quelle non vanno tutte rosse. Che cos'è questo? Ho un bastone. Diapositive da piantare. Ah, forse devo piantare la piantina qua dentro? Non è che devo piantare la piantina qua dentro? Dentro al vaso? Buona Dev, buongiorno, ben arrivato. E che questo non... Come si accende questo coso? Ciao competitivi, buongiornissimo. Come state ragazzi? Come è iniziata la mattinata? Io sto ancora dormendo. Perché questa sembra essere corrente. Questi non fanno niente. Questo cancella tutto. E questo può essere spostato, ma non capisco che lo sposto a fare. Cioè, lo posso spostare su ogni pianta? Aspettate! Beh, qui c'è una finestra, non l'avevo vista. Qua. Però non mi ci fa far nulla. Non è che devo usare il bastoncino... Forse... No, aspetta, ritorna... Cavolo. Ritorna su. Forse devo... Qua non fa niente su queste. Questa non fa nulla. È una farfalla che vola, ma la farfalla non ci fa far niente. Qui ci sono dei vasi. Questo non sappiamo assolutamente che cosa fare. Cioè, è il disegno di una farfalla, quella là che vola. Non so se ci fate caso che il circuito assomiglia a una farfalla, vedete? Con le due ali, le antenne. Però non fa nulla. E questo... Allora... Questo può essere spostato solo davanti alle tre alle quattro piante. Dici che è solo un problema di energia? Ma... Allora, io da qua non riposso uscire, no? Ah, aspettate! Voilà Nissan, buongiorno, ben arrivato. No, neanche. Dici, King David? Perché è vero, perché con la farfalla... Ma non è che posso farla posare sul bastoncino la farfalla?
No. Perché poi c'è questo meccanismo che non funziona, ma può darsi che sia collegato a questa corrente qua, perché vedete, qui c'è il cavo che poi arriva di sopra, qua. Questo non... Il problema è che questo non... Cioè non... Cioè se io pigio questi tasti non... Non è che fa qualcosa. C'è un lucchetto, non c'è un lucchetto. Almeno io non ne vedo. Perché questo mi sembra un lettore di diapositive, ragazzi. Vedo che qua davanti ci va messo qualcosa. Ma si possono premere. Non avevo mica capito che si potevano premere. Capito. Però così mi sa che non ci arrivo. Li devo far diventare tutti verdi. Ciao Chicco, buongiorno, ben arrivato. Perché se lo faccio partire da... Facciamo un po' di prove. No, qua non va bene. Forse sì. Ok. Non erano scacchi. Se fossero stati scacchi, ad occhi chiusi. Allora, o qua si parte o qua si arriva. Mi sa che qua si arriva. Quindi... Forse da qua? No, ho sbagliato. Cavolo. Ma è andato su quello rosso? Ma è andato su quello rosso? Comunque c'ero quasi. Ah no, non è andato su quello rosso. Dannazione, mi sono fregato come prima. Allora proviamo a farlo partire. Eh no, perché qua mi rimane chiuso. No.
Così non può essere. Così non può essere. Ulà, Leo, buongiorno, ben arrivato. Così non può essere. O parte dal primo. Cioè, o parte da qua. No, però mi rimane bloccato lì. Te lo faccio partire da qua, quando scendo giù, qui fa tutto, però poi qua manca la parte superiore. Però se lo faccio partire da qua, e l'ultimo. E ho sbagliato. Ottimo. ok. No, non può essere così. Non può essere così. Perché arriva fino a giù in fondo. Quindi. Non può essere qua perché me ne rimane. Se lo faccio partire da qui. Poi mi rimane chiuso. Aspetta. Ok. Quindi ora pigio questi, pigio questo. E l'altro? È per il proiettore. Ok, allora qui ho. Mi serviva l'olio di questa. Ho i semi, mi dà solo. Posso mettere i semi dentro? No. Come faccio a trasformarli in olio? Però non. Forse devo spostare quest'affare? Forse dà corrente. L'uno dà corrente.
Ah, ok. L'uno dà corrente a questo macchinario e il due dà corrente al... Ok. Perfetto. Vediamo se effettivamente la pianta carnivora... No, non fa nulla. Queste piante non fanno niente. E anche queste non mi ci fa far nulla. Ma è questo che non capisco, ragazzi. Questo qui. Dovrebbe farmi vedere qualcosa. Cioè, qua manca un pezzo. È come se mancasse un pezzo. Però mi aspettavo i semi alla pianta. I semi, ragazzi, sono quelli di girasole che mi servono per fare un olio per un robot sulla sedia a rotella. Una lente, tipo. È possibile? Impossibile che serva una lente. Perché oltretutto non mi fa neanche... Ciao Eric, grazie mille di essere passato. Perché se li tolgo, vedete, non cambia nulla. Cioè, se tolgo le diapositive... Cambia niente. No, non sembra che io possa prendere il vetro. Forse però col bastone posso mettere il bastone. C'era la lente dentro la pianta, ragazzi. C'era la lente dentro la pianta carnivora. Ah, ecco come si fa, come si usano i semi. Serve un macchinario che tritura, vedete? E fa uscire i semi. Cioè, fa uscire l'olio. Oh, ok. Questa primo set di diapositive non è stato molto utile. No, questo è lo stesso. Ma perché mette sempre l'uno? Ok, questo è diverso. Ciao Malagan. Eccola, eccola, eccola. Quindi è il... Ah, forse resta sullo schermo. Forse resta sullo schermo. Sì, ok. Quindi è questo, 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 questo. Questo, questo e questo e questo qua. Eccola la macchina che tritura i semi, ragazzi. È questa. Grazie.
questa qui. Quindi mettiamo questa qua sotto. Fuori sembra che ci sia anche l'apertura. Non ho capito se è la stessa apertura della porta. Ah, non la fa usare. Che carino il robot poliziotto con il cano. Ma... Oh... Ah, bisogno delle batterie. Noi sappiamo dove prendere le batterie. Però ci serve la moneta. Per prendere le batterie, ragazzi. Ma insomma, abbiamo fatto tutto questo giro solo per prendere l'olio per questo? Possibile? Cioè, abbiamo finito gli oggetti, ragazzi. È mandato. Un biglietto? Ah, il biglietto dell'arcade! Mi ero dimenticato dell'arcade, quello dove stava il gufo. Allora, aspettate, ragazzi, intanto salvo. Ok. Ah. No, non funziona. Non funziona. No, non funziona. Pedaliamo? Ah, devo girare io? Vai, Space Invaders a go go. Ma non scendono? Ah, ok. Ce l'ha. Da mia madre. L'ho presa. Ah, con 1000 punti mi dà una monetina? Tantissimi 1000 punti però. Cioè, sono veramente tanti. Ok, è carino Space Invaders, però. Dopo un livello diventa un pochino ripetitivo. Ma così giusto per dire, no? Proprio. Poi a me piaceva più quello con la versione quello con tipo i muretti sotto che potevi scavare all'interno, quindi mi piacevano. Questa dice che è un pochino. Le casette, esatto, bravo Cesare. E poi ricordiamoci che, ragazzi, su Space Invaders le vite non si chiamavano vite, ma si chiamavano cannoncini. Asci, quanti cannoncini ti sono rimasti?
Ma ce l'hai ancora i cannoncini? Mannaggia, ragazzi. Beh, ma anche se facciamo... Allora, noi ce ne serve una sola, ragazzi, di moneta. Però ci vogliamo vedere anche gli altri di giochi? Cioè, io spero che finisca automaticamente. Moneta per Mal. Quindi vediamo il secondo. Che cos'è? Il secondo già ha più comandi, ragazzi. Ah, ma mai visto una cosa del genere, ragazzi. Cioè, proprio... Ma non c'è possibilità di... Cioè, tipo, questo bianco che cosa fa? Cioè, no, non capisco quello bianco a che cosa serve. Anche perché poi non si possono girare. Chiaro il funzionamento di questo. Cioè, allora, l'unica cosa che so è che, allora, questo va spostato giù, questo poi va rispostato qua. Ma mi sa che ho capito a che serve quello bianco per spostare. Quindi questo lo sposto qua, questo lo sposto qua. Questo lo sposto giù. Questo lo sposto di qua. Questo lo sposto su. Questo lo risposto di qua. Ho fatto una stupidaggine. Ok. No! No, 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 resta là. Quindi questo lo sposto qui. Da qui non mi posso muovere, a meno che... No. A meno che nulla. Ciao, Shamal, buongiorno, ben arrivato. A meno che nulla. Come lo ri... Allora, se questo lo... Perché non posso uscire... Cioè, così rimango bloccato. Allora, aspettate. Quello lo posso prendere solo da sotto. Questo qui.
dire, l'unica cosa che posso fare è spostarlo sopra. Qui non mi posso muovere finché non faccio questo movimento. Questo lo devo per forza spostare sotto. Perché sopra non ha senso spostarlo. Quindi devo per forza arrivare in questa situazione. Una volta che scendo giù, poi da qua non posso far nulla. Quello non lo posso far scendere. Spostarlo sopra non mi fa più muovere. Ah! Ah! Perché non li posso allineare, Notorious. Quello è il problema. Questo lo devo per forza spostare così. Però così non mi fa entrare da nessuna parte. Perché così non posso entrare. Se li allineo, non posso entrare in quello rosso. E quello è il problema. Ma non posso. Ah, così. Ok. Quindi, perché c'è quello rosso? Cioè, perché qui c'è quello bianco là? Ok, questo è molto interessante. Posso farli salire sopra? Devo per forza far scendere questo. Però se faccio. Muovere questo. Non posso uscire. Ok, ho capito. Credo di aver capito. Non ho capito. Perché se lo muovo di uno, poi non posso più entrare. E così non posso più uscire. Allora, se muovo di uno, quello. Non posso più uscire. Quindi.
Che da qua non posso più uscire se lo muovo così. Quindi l'unica cosa che posso fare è rispostarli così. O l'ho spostato. Eh no, perché va spostato per forza all'angoletto, ragazzi. Quindi questo è il movimento che va fatto per forza. Ok. Era più semplice del previsto. Quindi, no, così rimango bloccato. Direi di no. Cavolo, forse non devo spostare. Ah, allora, quello va spostato per forza, questo. Questo qua deve essere spostato per forza. Il problema è che poi non posso riprendere questo. Quello rimane bloccato. Questo non serve a niente spostarlo. Quindi questa deve essere forza la prima mossa. È che non riesco più a raggiungere quello poi. Cioè, una volta che l'ho messo qua, lo blocco. Ah, ok. Possiamo fare così. No, così sto da capo a 12. Se lo muovo sopra faccio un casino. Cavolo. Mi sa che ho sbagliato a metterlo. Quindi sposto questo. Oddio, come avevo fatto? Mi sono dimenticato come avevo fatto. Così. Poi sposto questo, no, era sposto questo di uno, questo lo muovo. Allora, ce la posso fare ragazzi, ce la posso fare. Mira, qua ci sono.
Ah no, giusto, dovevo riprendere questo. Riprendere questo. Se io sposto questo qua. Però poi come lo sposto? Perché... Ah no! Ok. Ah no, rimane bloccato. A meno che adesso non vada a riprendere l'altro. Lo sposto. No, rimane bloccato. Ma rimango bloccato. Ok. Cavolo, dovevo spostare forse questo prima. Ma che l'ultimo? Ma me ne sta contando diverse le monete, sì. A posto, il terzo non funziona. Erano solo due. Io salvo ragazzi perché non lo voglio rifare. Cioè carini. Però. Cioè Space Invaders. Secondo era carino. Solo che forse di prima mattina. Allora quindi adesso abbiamo la monetina. Possiamo prendere la batteria. Per il robot bambino, no? Non so che ci faccio con l'altra moneta, però. E abbiamo la batteria. Ora, la batteria dobbiamo rifare tutto il giro per portargliela. Perché non funziona? Ma non mi dire che li devo rimettere. No, no, no. Come mai non funziona? Forse devo sbloccare. No, non capisco perché non funziona l'ascensore. Devo rimettere la benzina? Cioè, è finita la benzina, finisce dopo un po'. E il terzo era rotto, Cesare. Ne ho fatti due su tre. Era finita la benzina, ragazzi.
Ok. Quindi andiamo a dare la batteria. Come no? Perché no? Perché ne serve una grande? Ah, mi sa che ho capito, ragazzi. Mi sa che ne devo prendere due e le devo legare insieme. Per farne co come se fosse una grande. Mi sa che devo fare così. Ok. E infatti è diventata la batteria grande. Perfetto. L'unica scocciatura è rifare tutta questa strada ogni volta. Ovviamente già sarà scarico. E peccato per quella scorciatoia che non sono riuscito ad aprire. Non so se si può aprire. Cuoco e benzinaio, il lavoro del futuro. Non è male come idea, David, lo sai. Ah, già, devo prima accendere. Quella, cugino, buongiorno, ben arrivato. Come va, cugino? Tutto bene? Ok. Tieni la batteria. Cadere di sotto, però. Ti senti un botolo, come mai? Cosa? Che ho preso? È un Sembra un fusibile. Qui c'è una telecamera. Sembra come un ascensore, ragazzi. Tipo meno 1, 0, 1. Però il 2 no, non si vede. Eccolo. Quindi noi stiamo a 1. Tipo se... Ah, perché mancava una... Ma si possono spostare? No, non si possono spostare. Quindi a 0 non ci possiamo andare.
a meno uno, scusate, perché mancano, ne manca uno qui. E io ne ho uno solo di questi, no? Quindi l'unica cosa che posso fare, posso andare a due. Com'è il... Ok. Ho fatto un casino, vero? Ho fatto un casino. Ok. No. Perché dovrebbe essere, scusate. Così. No? Ah. Qui c'è un cavo. Ti capisco, cugino, ti capisco benissimo. Ma quello? Allora, aspettate, andiamo a vedere prima di qua che c'è. C'è un bagno. Ci sono delle forbici, però non... Ah, forse... Posso prenderle forbici? Oh! C'è la bomba qua sotto! Allora, lì scende olio. Il naso dell'elefante? Devo togliere... Ok. Ma... Sopra non c'è niente, no? Non è che... Aspettate, forse lo posso mandare nella stanza del bagno, il robot. E posso prendere le forbici. Tagliare quella specie di lampadario. E fare tipo un rampino. Ok. Posso prendere le forbici. Forse le posso anche usare per tagliare la carta? No. La carta la rilascia subito.
Il problema, l'unico problema è che non ho... Non ho una corda. Perché secondo me taglia solo la parte sotto del lampadario. Ah, ok, devo staccare la corrente. No. Perché ci ho legato le forbici? Perché ci ho legato le forbici? Ciao Ignis, buongiornissimo, ben arrivato. No. No, non me lo fa usare. Quindi... No. Ok, non posso riscendere, quindi qualsiasi cosa devo fare la devo fare qui. Qualsiasi cosa devo fare, la devo fare qui. Questo pulsante non so proprio a che serve. Il cavo del robot, no, non so dov'è. Non si sposta senza elettricità, vero? Posso salire? Allora, aspettate. Più che altro è questo qua sopra che non capisco, perché mi... Però prima mi aveva dato... Non mi ci fa andare sopra, Cesare. Ciao Jafar, buongiorno, ben arrivato. Qui no, non fa far nulla. Questi non li fa utilizzare. Questo non l'ho proprio capito, ragazzi. Sopra vedi, non... ogni volta che tento di cambiare livello mi dice guarda c'è la bomba che ci farà esplodere.
La proboscide non te la fa prendere. Ma la proboscide di questo, dite? No, qua non fa fare nulla, ragazzi. L'unica cosa è quel tastino che non ho capito a che serve. Perché così l'ho disposto in bagno. Ed è rimasto il cavo qui. No, cavolo, torna indietro. Ma non fa niente. Se stacco la corrente. Questo rifà tutta la storia. Ok. Ma non si. Do, non vi fa più interagire con il. Con il lampadario. Cioè, qua non fa più fare niente. Cioè, c'è una maniglia dietro, però non. Ah, sì. Ah, sì, forse con la maniglia. Ok. Però. Sì, ma. Ah, devo sradicare. Ok, devo sradicare il bagno. Ok. Anche io, guarda, è la prima volta che lo sto giocando. Dovrei aver sradicato il bagno. Già fatto, David. Ok, non è una bella situazione. Ma che scherziamo? Allora, 1A, 1-A, 2 più B, 3 più C, 4 più D, 5 più E, uguale 0. 1, oddio, allora. Uno meno A. Quello rosso. Allora. Ah, ma li tolgo? Ah, ok. Ragazzi, non si vede nulla. Uno meno A. 2B. Aspettate, ragazzi, li seguo col dito. Faccio. 2B. 3C. 3C. 4D. E che cavolo! Che giro del cavolo! E vabbè, l'ultimo qua. Oh! Ciao prescelto, buongiorno, ben arrivato! Siamo andati un bel po' avanti questa mattina. Cioè, mi si sono appena intrecciati gli occhi, eh. Però. Bip!
Ciao carta, buongiorno. Ma adesso posso andare sopra? Ma quindi non. Pensavo finisse con la. Ma che? No, mi sa che è così che è iniziato il gioco. Forse devo staccarlo da tutti i macchinari? Si può. Credo. Allora. Oh mio Dio. Jafar, grazie mille del follow, gentilissimo. Quindi devo far finire i verdi sul verde, presumo. Ok. Ops. No. Non posso. No, perché questi poi non girano, giustamente. Solo quello gira. Ah, c'è un reset? Dai, è easy. C'è neanche un reset. Non si resetta, non c'è un tastino che resetta? No, eh. Quindi. Ah, cavolo. Aspettate, forse. No. Ok, forse ci sono. No, perché ho fatto uno di troppo. E questo lo devo far girare giù.
credo, facendogli fare il giro. Dovremmo riuscire. Eh no, però così sto bloccato. Ah, ok, forse. Oh, ora. No, me ne manca uno, cavolo. Però adesso non posso. Ok. Cioè, ci sono vicino. Però è come se mi mancasse. No, perché se faccio passare il giallo. Rimango bloccato così. Con il giallo rimango bloccato. Allora. No, perché mi blocca qua. Devo farlo, devo inserirlo. Là sopra. Deve entrare in cerchio qua. Però se lo faccio entrare in cerchio qua. Mi blocca tutto. Perché così non può più andare avanti. Ma non mi basta il movimento, ragazzi. È quello il discorso. Non mi basta il movimento per far arrivare. Ho capito quello che dite. Era quello che volevo fare anch'io. Però non mi basta il movimento per farlo. Vedete che rimango. Ok. Forse. Thank you.
Perché il problema è che una volta che sta così, ok. No, non è ok. Ah. Cavolo. No. Ci sto così vicino. No, però così non può passare poi. Allora, perché si possono spostare solo due ragazzi? Cioè, il discorso è che non posso prendere qualsiasi, posso prendere solo il capo e la coda. Vedete, per esempio, questo qua in mezzo non lo posso prendere. Quindi qua mi serve un altro spazio, no? Perché in verità... Oh, cavolo, ho sbagliato. Lo dovrei far girare verso destra. Solo che facendolo girare verso destra... Ah! Ah! Ok. Ok. Ora. Ciao Anto, buongiorno, ben arrivato. No. No. No, perché me l'ha messo così? Ok, adesso questo lo dovrei poter far andare a sinistra. Però mi blocca tutto. Questo lo mando a sinistra. Quindi... Allora, se io però questo lo faccio finire qua sotto, questo lo mando così. Dai, questo è più easy? No, è solo più piccolo. No, non è più easy. Allora, se questi li mettiamo qua,
Questi li mettiamo qua, mi bloccano la strada. Ah, quelli mi bloccano la strada, ragazzi, quindi là non ce li posso tenere. Però sono due. Se io li metto qua giù in fondo. No. Così. Questi però mi bloccano la strada, ragazzi. Quelli mi bloccano la strada. No, secondo me stavano bene dove li avevano lasciati. Credo. Che vedete, non basta la... Non basta la strada. Non basta la strada per fargli fare tutto il giro. No, torna giù. Dobbiamo far uscire questi cavolo di viola da là. Ah, siamo completamente incastrati. Dannazione! Ok. Cavolo. Allora, cerchiamo di capire. Dobbiamo far uscire quei viola. Ma il problema dei gialli, ragazzi, è che non so dove metterli per adesso. Cioè, io i gialli li posso anche muovere, però l'unica cosa che forse potrei fare con i gialli è o metterli qua. Però questo è troppo lungo. Cioè, mi blocca il passaggio. Il discorso è che vedete, mi blocca il passaggio. Ah, e se tengo i verdi qua non mi fa far la curva. Quindi o devo mettere i gialli qua sopra. Qua.
ma non basta lo stesso lo spazio. No, cavolo. No, vedete? E io sono sicuro che questi... devono stare da un'altra parte. Ma anche se faccio il contrario tra i verdi e i grigi, non riesco comunque a fare una curva completa. Restano così. Cioè, questi qua sono talmente tanto lunghi. Che praticamente bloccano tutto. Oh, ottima cosa del verde e del grigio invertiti. Ignis. Oh, ottimo suggerimento. Ok. Quindi, ora, che ci facciamo con questa roba? No, questo è rifare vedere la scena. Fuori che c'è, scusate? Oh, aspettate, qua c'è qualcosa. Sette, dieci, due punti, 108. Sette, dieci, due punti, 108. Sette, dieci, due punti, 8. Non so che farci con questo cavo. Forse lo devo collegare a lui. Ma che? Oh, cavolo. No! Rifammi rigiocare! Rifammi rigiocare! Proviamo ad andare a sinistra. Dice che ci sono 50 nemici sul livello. Ah! Va mal. Ok. Cavolo,
Questo sta vicino. Ragazzi, questo mi ricorda tanto Adventure. Quanto ci vorrei rigiocare a quel gioco? Forse ce l'ho in una collezione dei giochi dell'Intellivision, lo sapete? O dell'Atari. Uno dei due. Perché era dell'Atari. No, non è D&D, Adventure. Ah, è D&D per l'Intellivision. Allora l'altro era per l'Atari. Ah, cavolo. Quello vi ci rifarei una partita. Lo devo trovare. Perché ho un po' di collection sparse per... No! Vabbè. Che strano comunque, quello non l'ho ucciso la prima volta. Cioè, ma li devo uccidere sul serio tutti e 50, ragazzi. Sembra che ci sia un disegno ben specifico per questo livello. Ok. Oh. Perfetto. Là c'è tipo un boss. Questi ci sono tipo dei boss qua, ragazzi. Questi. Ok. Sembravano tipo dei boss quelli. Avevano il cappello differente. Ah, cavolo. Ma perché continua ad andare su? Vicolo cieco comunque, ma non c'è una maniera per vedere la mappa? Cioè, è vero che mi segna i nemici, però non so per raggiungerli. Cioè, tipo... Forse ne hanno messi un pochino troppi, ragazzi. Cioè, è carina l'idea, ma forse ne hanno messi un po' troppi di nemici qua. Cioè, tipo, magari una ventina bastavano, ma 50. Sono un pochettino troppi. Allora, questo lato dovremmo averlo pulito. Vabbè, fa niente. E ce ne mancano ancora 29. Forse li raggiungo da qua sopra. Ok. Come ci arrivo là? Qua. Qua, perfetto. Ah.
Ah, dai. Non avevo proprio visto quel proiettile. Fisciò. Oh. Ok. Oramai dovremmo essere alle battute finali di questo livello, ragazzi. Mancano 20 e la strada sembra essere unica. Sai che devo solo salire. Di qua. No, come li raggiungo? Forse da sopra? Forse devo fare il giro da qua? Oh cavolo, ce ne sono altri qui. Oh. Ok, era carina l'idea, ragazzi, però troppi da uccidere. Sì, perché col primo colpo praticamente gli togliamo il cappellino e poi li possiamo uccidere. Ah. Ok. Oh dai, no, non potevo schivarlo quello, ragazzi. Ok. Ne mancano 8. Stanno qua sotto. Ah. Tre. Dovrebbero stare tutti insieme, ragazzi. Perché spari dall'altra parte? Sì. Ok, a meno uno. Ma mi serve il pe... Oh, grazie. Sì, ma... Ah, no, no, aspettate, aspettate. Era... Vabbè, non fa niente. Era comparso una cosa sul monitor. Ok. Ah, aspettate, ragazzi, salvo. Sa mai. Quindi mettiamo l'ultimo pezzo. E com'è che diceva che dovevamo fare? Sì. Da cavolo, me ne sono dimenticati due. Ho fatto un macello, vero? ho fatto un macello, vero?
È così, no? Ok. Ah! Aspettate, così no, non rifacciamo l'enigma del... Ok. C'è un lucchetto, c'è del fuoco, un martello. Ah no, c'è una chiave qua. Ok. Usiamo la chiave sul lucchetto. Non è per quello. Ah. La chiave non è per quello. Io posso... Mi sa che non mi fa, non me lo fa martellare, David. L'unica cosa che mi fa colpire è quello o mi fa ripoggiare? Ah, posso uscire. Ah. Quindi praticamente posso, mi sa che mi posso rivedere. C'è questo, effettivamente. Mi sa che mi posso rivedere anche le altre zone. Ah, ok, ghiaccio il lucchetto e poi gli do una martellata. Non mi parla? Lui non mi parla. Lei non mi parla. Ah, possiamo scappare con la navicella? E a che serviva quella stella là fuori? Oh, ma è finito! Carino!
Carino, carino. Molto simpatico, ragazzi. No, sul serio, è simpatico. Alcuni puzzle erano molto carini. Non so quanto è durato, mi sa tipo 5 orette. Vabbè, dai, ci sta. Non erano scacchi. Uffa. Poi ci siamo riusciti, è stato easy, primo tentativo. Oh, carino. Allora, ragazzi, io vi prendo un paio di minutini di pausa, 2-3 minutini. Ne approfitto per sgancarmi un attimo le gambe, così penso anche a che gioco vedere, perché ne abbiamo un bel po', effettivamente. Torno subitissimo. Questa sensazione non è niente male. Aspettate, aspettate. Fortuna quella cassa pesa più di te. Ok. No. No. Dai, lo devo riuscire a prendere. No. Ui, Cesare, buonasera. Ben arrivato anche a te. Sì, babbo, buonasera. Come va, Tobi? Come va, Cesare? Come va, babbo? Mamma mia, ho sterminato questi gabbiani. Zada! Sbarde! Ciao! Troppi Beh, abbiamo trovato un'arma di livello 2, dai. No, non riesco. L'ho afferrato al volo. L'hai, dammi il 5. E batti il 5. Vedere se funziona, se lo facciamo tutte e due. Beh,
Non lo fa, cioè rimane solo... No, bruttissimo. Grande cane. No, cane. Sambiro, hai ucciso Malvabot. Sambiro, hai ucciso Malvabot. Oh, grande. Il nano non riesce a saltare. No, forse. Stupido nano con le forbici. Ok, ci dobbiamo riposare. Sperando ci sia la possibilità di riposarsi. Sì, credo anch'io che sia una stanza segreta. No! Botta di lag assurda. Ok. Dai. È una cosa che non risuccederà mai più, ragazzi. Ma è tipo plunging attack dei soul. Cioè prima ti devi buttare, a quel punto fai l'attacco e lui lo uccide all'istante. Wow. No, no, no. Dove? Sì, quel bambino. Cioè, ma dai, ma Evan non sa neanche correre, ha le gambe più lunghe. Ma Evan è inutile. Eccolo, l'ho visto. L'ho visto. Wow, troppo vicino. Bene. Wow. Oh! Cazzo, ma sono stato io. Fantastico! Ah sì, perché bloccano il traffico. Ma che cos'ha questo? Ragazzi, l'avete visto? Gli si era rotta la sedia. Stavo per dire la sedia elettrica. Tenersi però a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Cos'è questa sensazione? Non è niente male. E a Rossi, mai avrei pensato a Rossetto. Ok, io non l'avevo mai notato, ma si vede Mishima laggiù. Vedete come mi guarda con l'occhio? Ti guardo, ti sto guardando. Non ti perdo mai di vista. Ti guardo male.
Ciao. Cosa? Ma no! No! Stai fermo un attimo. Prendi cuore. Ora la tua fiducia è mia. No, entro con spavalderia. Ok, certo, chiudi.